giunta non è il luogo delle deleghe a qualcun altro, è un luogo orizzontale. Uso anche un'altra affermazione che per un ex magistrato può sembrare pesante, ma la spiego: è anche un movimento un po' anarchico. Io una volta mi preso un procedimento disciplinare da magistrato perché mi disse: ma lei è una toga nera, è una toga rossa? Dissi: no, toga anarchica, nel senso che noi non apparteniamo a nessuno. Ma il nostro spread è il cuore, la passione, l'energia, la forza di far prevalere le persone al denaro, un'energia positiva, un nuovo modo di fare politica, lo stimolo affinché cittadine e cittadini dalle mani pulite non le tengano più in tasca ma le mettano in movimento, non stiano più alla finestra a guardare chi vince ma si schierano. Oggi c'è bisogno di schierarsi per una vera questione morale, per la Costituzione, per i diritti sociali, essere normali e quindi essere sovversivi in questo momento, perché la devianza è diventata Stato. Oggi dobbiamo lottare affinché ci sia la verità sulle stragi, quindi oggi inizia formalmente un percorso che già esiste almeno da un anno e mezzo, da quando sono stati eletti alcuni sindaci, da quando sono vinte le battaglie del referendum, da quando i movimenti si sono riappropriati degli spazi pubblici. Oggi incominciamo a organizzare tutto questo da nord a sud per unire il Paese sulla legalità costituzionale. È contento di essere qui? Sì, contentissimo, a 70 anni, figurati, 70 anni sto qua. Adesso si tratta di costruire l'alternativa e io parlo di alternativa perché in fondo, se dobbiamo semplificare, lo scontro che c'è oggi in Italia qual è? Tra diverse sfumature del pensiero liberista che accumulano insieme la quasi totalità, direi, delle forze politiche e quello che abbiamo sentito stasera, quello che abbiamo sentito a Cambiare si può, che è un pensiero diverso, un modo di vedere il mondo antitetico al liberismo. Può portare un enorme contributo a questo vuoto di rappresentanza che c'è. Io anche alle primarie del Partito Democratico non ho sentito parlare di nessuno di lotta alla corruzione, di lotta alla mafia, della necessità di reintrodurre il reato di autoriciclaggio, di introdurre il reato di autoriciclaggio e di reintrodurre quello di falso in bilancio. Io non ho sentito da parte di nessuno fare appello alla questione morale, a riportare l'etica in politica. Se lo sentite a Luigi, persona che peraltro, ripeto, siamo amici, sono troppo di parte, abbiamo cominciato la nostra carriera istituzionale politica insieme. Per noi il Movimento Arancione è una delle gambe di questo soggetto unitario e plurale che vogliamo costruire, Cambiare si può, nel quale c'è sia l'esperienza di fondazione, tutto il gruppo che fa capo ad Alba, pezzi di FIOM del Movimento No TAV, No Ponte, Comitati Acqua, e oggi speriamo che il Movimento Arancione ci dica qualcosa in più. Io spero di sì e spero che la nascita oggi del Movimento Arancione sia un contributo alla nascita di questo quarto polo, un polo contro le politiche di austerità, perché la gente in Italia ha diritto a votare tra PD, PDL, UDC, cioè tutti quelli che hanno appoggiato Monti, ma anche diritto a poter votare qualcuno che contro Monti si è opposto sin dall'inizio e che propone un'alternativa, un New Deal per l'Italia. Ci schiereremo come sempre sui contenuti e laddove c'è il cambiamento. Se non c'è cambiamento vero, noi non ci saremo, staremo dall'altra parte. Come no, non ho capito. È stato molto chiaro il sindaco: non è il partito, non è il movimento dei magistrati, non c'è bisogno di questo nel paese. De Magistris l'abbiamo letto noi dell'Italia Valori al sindaco di Napoli, l'abbiamo portato noi al Parlamento Europeo, è una risorsa per il Paese e soprattutto per un ricambio generazionale della classe politica. Noi dell'Italia Valori stiamo lavorando per costruire un'alternativa di governo alle politiche di Berlusconi prima e di Monti adesso. Ma questo non è il partito dei magistrati, perché certamente ci sono dei magistrati che oggi portano un'esperienza, però non da magistrato soltanto, ma da sindaco di Napoli, sindaco che lotta per un ciclo alternativo dei rifiuti, per un'altra viabilità, per un'altra vivibilità della città. Ingroia rappresenta molto di più di un semplice magistrato, è colui che ha messo le mani sul rapporto fra Stato e mafia. Ingroia? Prova, prova! Ingroia? Io non faccio più parte di Italia dei Valori da marzo dello scorso, di quest'anno, quindi non ho idea. Credo che si sia autodistrutta proprio per voce di quei colonnelli che in realtà hanno voluto la mia espulsione, quindi bisognerebbe andare a chiedere a Donati, a Formisano, a Orlando, a Di Pietro che cosa accadrà. I sondaggi non dicono bene. Tra i giovani, tra i movimenti
5 Stelle sicuro ci sono tantissime esperienze anche di lotta, di impegno, tante soggettività che sono importanti. Grillo invece ha un modello molto, come dire, autoritario, che a me non piace personalmente, non credo che sia un'alternativa credibile nel paese. Perché il Movimento 5 Stelle ha certamente un dato di interclassismo, di ambiguità, anche un dato in qualche modo di collegamento con la pancia delle cittadine e dei cittadini che non ne possono più. Io credo che in più noi aggiungiamo il fatto che a questa critica della politica, a questo stare insieme alle cittadine e ai cittadini che non ne possono più, aggiungiamo un progetto alternativo, un progetto di riforma profonda del paese. Mi dispiace constatare che Grillo continua a fare con gli altri all'interno del movimento quello che ha fatto con me e con Luigi De Magistris. Io e Luigi siamo stati epurati dal movimento nella primavera del 2010 e nessuno ha battuto ciglio. Oggi che questi atteggiamenti vengono ripetuti nei confronti di altri esponenti del movimento, allora ci si comincia a porre il problema. Ma io non credo di erodere o di levare consensi a qualcuno. Io credo che la gente sia abbastanza intelligente da distinguere la protesta dalla protesta e proposta insieme. Qua c'ho anche un mattoncino che mi ha dato un ragazzo prima di entrare, quindi è un cantiere che adesso nasce. Ma le firme? No, devo andare. Sindaco.